Il codice destinatario assegnato ad Aruba da Agenzia delle Entrate per la ricezione delle fatture direttamente sul tuo pannello web è KRRH6B9. Per visionarlo, accedi a Impostazioni e scegli Profilo di fatturazione, Dati ricezione. Potrai scaricare un PDF contenente il dato o inquadrare il QR code da mostrare al tuo fornitore tramite smartphone o tablet. Per comunicare il codice KRRH6B9 ai tuoi fornitori, vai su Invio codice destinatario. Potrai digitare l'indirizzo email del tuo fornitore o ricercarlo tra quelli salvati in anagrafica. In entrambi i casi, clicca su Invia email per concludere. Chi emette la fattura dovrà inserire il codice KRRH6B9 nel campo codice destinatario di ogni XML. Ti consigliamo comunque di registrare il codice sul portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo ti sarà garantita la corretta ricezione delle fatture elettroniche, a prescindere da quanto riportato nel file XML dai tuoi fornitori. Per farlo, guarda il video dedicato. Tutti i documenti che riceverai dai tuoi fornitori sono disponibili nel menu Fatture ricevute. Una notifica in giallo ti mostrerà le fatture che non hai ancora letto e potrai facilmente ricercarle in tabella applicando il filtro Tutte non lette. Per leggere una fattura scegli Visualizza. Dopo che lo hai fatto, potrai segnarla nuovamente come non letta utilizzando l'omonimo pulsante. Con Azioni potrai anche stampare il documento. Potrai inoltre gestire lo stato di pagamento delle fatture, cioè indicare se sono pagate, non pagate o non gestite. Se vuoi cambiare lo stato a una singola fattura, vai nella colonna Pagamenti e scegli lo stato del pagamento dal menu a tendina. Se stai segnando una fattura come pagata, indica anche la relativa data del pagamento. Non vedi la colonna Pagamenti? Controlla su Vista colonne che sia attivo il filtro per visualizzarla. Per cambiare lo stato del pagamento a più fatture contemporaneamente, selezionale. Vedrai in menu Azioni da cui segnarle come pagate o non pagate. Puoi scaricare le fatture ricevute in uno dei seguenti formati: file PDF, file XML, file P7M, file conservati, file metadati, eventuali allegati alla fattura contraddistinti dall'icona grappetta e un report Excel completo dei documenti. Ricorda però che sono visibili solo i formati in cui è effettivamente possibile scaricare uno specifico documento. Ad esempio, se un documento non è firmato digitalmente, non vedrai il formato P7M in corrispondenza della colonna Scarica. Per scaricare più fatture contemporaneamente in uno dei formati appena indicati, selezionale e scegli il formato dal menu Azioni. Sono versati automaticamente in conservazione, oltre alle fatture ricevute, le fatture inviate e relative notifiche, comunicazioni finanziarie, liquidazione IVA e dati fatture e relative notifiche, ordini elettronici ricevuti, se è stato acquistato il modulo ordini elettronici, e DDT, se è stato acquistato il modulo documenti e attivata la conservazione a norma. Scaricando un file conservato, viene salvato in locale un file zip in cui sono presenti le fatture inviate e ricevute, le notifiche e l'IDC, indice di conservazione, firmato e marcato temporale contenente l'indice unisincro come previsto dalla normativa, tutti generati in automatico dal sistema. Il menu Fatture ricevute consente inoltre di importare fatture già transitate da SDI e ricevute attraverso altre modalità, PEC, portale fatture e corrispettivi o altri software. Ti basterà cliccare su Importa fatture ricevute e seguire i passaggi proposti dal sistema. Ricorda però che dovrai caricare sia i file fattura XML che i relativi file metadati, generalmente identificati nel nome del file con la sigla --MT-, oppure --metadato, oppure metadati-. Per il dettaglio delle modalità puoi consultare la videoguida dedicata. Puoi sempre collegare una fattura ricevuta a una nota di credito o viceversa. Ti basterà cliccare su Azioni,
collega a nota di credito o azioni collega a fattura e scegliere un documento tra quelli in elenco inviati allo stesso cliente. Per i dettagli di tutti i passaggi consulta la videoguida dedicata alla nota di credito. Sul dettaglio della fattura, visibile cliccando su una qualsiasi fattura in elenco, potrai visionare l'anteprima del documento, la sezione fornitore in cui sono riportati i dati del fornitore, il fatturato generato per l'anno selezionato, il totale documento e il netto a pagare. La sezione documenti collegati, da cui vedere le note di credito eventualmente collegate alla fattura e scollegarle. Ricorda, se hai acquistato il servizio aggiuntivo Documenti, vedrai anche tutti gli ordini di acquisto che hai collegato a quella fattura. Infine, se hai attivato il servizio aggiuntivo Incassi e pagamenti, vedrai anche la sezione Pagamenti, da cui gestire i pagamenti a livello delle singole rate delle fatture ricevute.